Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. A malincuore sarà anche l'ultimo. Avrete sicuramente notato che nella seconda metà di marzo sono usciti meno video e non so neanche come sono usciti, perché li ho fatti controvoglia, giusto perché dovevano uscire e infatti ne sono di meno rispetto a quanti in realtà dovevano uscire. Non so se il discorso che starò per fare avrà senso, nel mio cervello ha senso, ma spero che possiate capire la mia scelta. Non è un periodo facile della mia vita e sono nel blocco del lettore che speravo fosse passeggero. Speravo anche che la voglia di tornare a fare video, a fare quello che mi è sempre piaciuto qui sul web, nonostante sia difficoltoso, nonostante sia un grande impegno anche a livello di tempo, di creatività e di tutto. Volevo comunque ringraziarvi perché mi avete dato tantissimo, a tutti quelli che si sono iscritti, che hanno sempre sostenuto il mio canale con un like, un commento, anche solo una visualizzazione. Vi sono sempre grata. In questi quasi 3 anni non mi sarei mai aspettata neanche di incontrare, di conoscere delle persone meravigliose, Milena, Vincenzo e tutti voi, Claudia, e mi dispiace veramente tanto darvi questa notizia. Non ho più il tempo, ma soprattutto non ho più quella creatività di fare video, non ho più voglia, non ho più niente di quello che avevo prima, non ho più passione nel fare video e speravo fosse una cosa passeggera, ma arrivati a questo punto non lo è più, perché è da circa un mesetto che va avanti. Non posso continuare a fingere che mi interessi davvero fare video, perché non è più nei miei interessi, ma non perché non mi abbia dato delle cose positive o negative che siano, ma proprio perché sono io nel blocco di tutto, della creatività, del lettore, di tutto, veramente di tutto. E non sto neanche controllando come sto parlando, cioè il mio cervello parla e basta, mi fa parlare e basta, sbaglio, non avrò tagli, cioè questo video sarà così come viene. Perché è giusto che sia così, è giusto che vi racconti anche questo di me, perché non sempre è bello leggere, è bello condividere dei contenuti, soprattutto quando si arriva a un certo punto. Io sto crescendo molto lentamente, ma sono grata di tutto quello che ho ricevuto in questi 3 anni e di tutte le persone che ho incontrato, di tutti voi che mi avete sostenuto. E spero possiate capirmi, capire la mia scelta di finirla qui, di chiudere il canale perché non posso farlo più. Non so se sarà un addio, un arrivederci. Io spero di tornare presto su questi schermi, però ora non posso farlo più. Vorrei sapere adesso una cosa da voi. Sono stata davvero credibile? Cioè, sono una trecinata? Davvero? Non lo so, fatelo sapere nei commenti. Non vi abbandonerò, era uno scherzo d'aprile del 2 aprile. Alcuni già si erano immaginati, ma figuratevi se io non ho voglia più di fare i video. Ma figurarsi, no, vabbè, comunque qualcuno l'aveva già capito, ma io tipo vi amo lo stesso, so che voi mi avete lo stesso comunque. Sicuramente prenderò un sacco di insulti, però anche il bello di queste cose, no? Di fare questi scherzi, probabilmente nessuno ci ha creduto. Cioè io in realtà ieri, che era proprio il 1 aprile, avevo mandato un messaggio sul gruppo che avevo con alcuni amici, anche loro booktuber, e si stanno preoccupando, cioè finché non esce questo video loro sono preoccupati, però in realtà qualcuno, Silvia, mi sembra, si è accorta in realtà che c'è qualcosa dietro. Cioè, ma è possibile che io smetto di fare video, che non ci ho voglia più? Ma figuratevi, semplicemente
Il fatto che a marzo siano usciti meno video rispetto al solito è perché sto impegnata a fare gli esami, l'università, poi in realtà alcuni giorni non ho avuto proprio veramente lo sbatti di fare video, però non vi preoccupate perché aprile mi sento che sarà l'anno giusto per riprendere la solita programmazione e andare avanti col canale. Io vi amo, ragazzi, io veramente vi amo e non so se sono stata veramente credibile. Da una parte forse sì, dall'altra no, boh, chissà. Comunque, se questo video vi è piaciuto, se questo scherzo vi è piaciuto, lasciate un like, fatemi sapere nei commenti se davvero sono stata credibile, se sono davvero un'altricenata. E iscriviti al canale attivando la campanella per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!